I zombie hanno invaso la scuola. Yeah! Vai, invaso la scuola. Benvenuti ragazzi, oggi giocheremo a Freedom Trip Z, che sarebbe una storia con dei zombie che zoppicano. Questi sono i zombie. Tra cui uno che ha voluto affossarsi a terra. Bene. Un altro che sta prendendo a pugni la ragazza. No, non si fa. Come avete capito, questo è un gioco storia, quindi sarà bello, bellissimo. Soprattutto le storie di zombie che zoppicano. E quindi nulla ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un mega pollice in su, attivate la campanellina ed iniziamo a giocare Zombie School. Oh mio Dio, ma sono Pingerlino. Ma... questo è bellissimo. Ehi tu, persona cubosa, ma sei una barretta al cacao. Sei una barretta di cioccolato. La barretta di Willy Wonka. Dammi qua, andiamo, 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 andiamo. Quindi dobbiamo andare dentro il bus, eh. Dobbiamo essere 12 giocatori. Aspetta, aspetta, devo fare il tipo che perde il pullman della scuola ed esce pure in mutande. Ah, sto perdendo il pullman. 8, 9, 10, 11, 12, 13. No, non è giusto. Ok, siamo dentro. Buongiorno a tutti. Io e Nut Nut insieme a... mi scusi, mi vuole levare le ali davanti? Ok, grazie mille. Si è andato. Che cosa succederà in questo primo giorno di scuola? Incontrerò dei nuovi amici o mi vorranno morto? Oh, ecco la scuola. Oh, che bella sta scuola. Ciao. Benvenuti studenti nel vostro primo di giorno della vostra ex school robloxiana. No, maestra. Il mio nome è Karen. Sei proprio una Karen ragazza. Ah, ci sono molte attività che dovete fare a scuola. Questa è la vostra classe. Dove sto io? Più un quarto. No, no, aspetta, no. Voglio stare all'ultimo. Datemi, voglio stare all'ultimo. Voglio tirare le palline da carta a quelli davanti. Questo è l'inizio. Il futuro inizia da qua. Vai dentro ed esplora. Ma io vado a rino alla scuola, ciao. È stato belli. Vabbè, non posso. No, la scuola è un carcere, non mi vogliono fare andare via. Vabbè, per forza dobbiamo entrare. Lo so. Ah, ma che bella che è la scuola. Qua c'è il bidello. Come ti chiami, bidello? Così ti faccio subito amicizia. Gentor! Genitore 1, genitore 2! Tempo di andare via in classe! Guardate, c'ho delle frecce che mi indicano dov'è la classe. Proprio obbligato. Ma tu che fai con quella sedia? No, me ne voglio cura anch'io, sì! Ok, primo giorno di scuola. Signore insegnante? Ah, devo proprio andare. Ok, mi siedo, scusi! Non l'ho fatto in ritardo. Spero che abbiate la vostra esperienza possibile. Tu passi in quella sedia, la voglio io. Ora è il tempo di imparare. No, non voglio. Mr. Karen, please, deve... è l'ufficio del preside. Oh, il preside ha bisogno di me. Tu non me la conti giusta, Karen. Stammi Karen. Oh sì, che bello, l'insegnante non c'è. Ah sì, scriviamo cose e butta la lavagna. L'insegnante vedi che puzzano, forza. Oddio. Ma che c'è? Questa è la soffitta dell'insegnante! Posso entrarci? Ah! Devo andare giù! L'insegnante sta venendo! Sta ritornando l'insegnante? Chi è responsabile di questo? Ah, chi ha aperto la ventola? No! Mantieni il segreto! Mantieni il segreto! No! Non fate gli spioni! Che fa? Mantieni il segreto! In queste circostanze faremo pranzo prima! Sì! Farò pranzo prima! Dov'è la mia peppa porchetta? Ah! Posso aprire? Questo è il mio armadietto! E questo è il mio armadietto! Mi chiudo dentro! Ciao! Se... no! No! La scuola mi odia! Mi ha fatto ritornare in classe! E mi ha fatto più tappo! Ma tu che ci fai là? Chi è quel coso? Sta piovendo fuori. Ma guarda. Guarda come Ah oh no. Ma come? Ci sono i zombie. Guarda, ci sono i zombie. Guardalo. Ha studiato troppa matematica e si è preso il cervello. E adesso vuole il mio. No no. Ma che fa sta insegnante? Porca pochetta, cioè, c'è l'uomo nero! Insegnante? C'è l'uomo verde! Ah!
Sono frenata. Andiamo nella soffitta. Chiudi sta soffitta, chiudila. Ok, siamo vivi. Cosa sta succedendo? Non lo so cosa sta succedendo. C'è in corso un'evasione zombie. Pingo, i zombie vogliono il nostro cervello. Ma tu non ce l'hai mai avuto il cervello? Scusa. Stiamo andando avanti. Oh, ma guarda i zombie, guardali. Ma sono cattivissimi. Cosa dobbiamo fare qua? Ci mettiamo tutti al centro? Dammi la coca, grazie. Dobbiamo trovare un modo per uscire fuori. Cioè, lo sto dicendo io. Prendi un bazooka e sfonda sta ventola. Bene, modo trovato, problema risolto. Ok, quindi l'unico modo era saltare fuori. Preside, dobbiamo tornare in classe. Ma ci sono i mostri. Certo, il preside è quello là, tipo. C'ha due parole standard, ovvero andate in classe e come seconda cosa ti mando dal preside. Ah no, aspetta, ma lui è il preside. Mi sto teletrasportando. Ehi, apri la porta. Preside, le conviene. Preside, è barricata dentro. Preside, non farlo. Preside, no. No! È sopravvissuto. Ma tu presi il Chuck Norris! Gli è dato un cavolo in testa! Cioè, ha proprio... L'ha morso, raga! Ora diventerà un preside zombie! Tu hai ucciso lo zombie! No, non l'ha ucciso! L'ha presa a pugni in the face, in the faccia! Nulla in confronto alla pena che provo quando mangio il cibo di mia moglie! Ma sto preside! Breaking news! I zombie stanno invadendo tutto! Insomma, è come nei film! Rifresci la pagina, vai su YouTube e scrivi... Zombie! Non può essere! Allora, chi hai visto? Dimmi chi hai visto! Studenti, state calmi! Dobbiamo andare a chiamare la polizia! Nascondete voi stessi! Dentro gli armadietti! What? Zombie! Pingo! Come ti senti? Lo so! Non ti preoccupare! Poi lo chiamiamo, Gabby! Per ora siamo noi! Ecco, questo, ci sono gli attrezzi. Ho preso un piede di Peppa. Ora vi do un po' di Peppa in testa. Forza. 4 ore dopo. Dov'è il preside? Sono passate 4 ore. Ragazzi, ma avete sentito i rumori che stanno accadendo fuori? Cioè, è successo l'inferno. Ragazzi, siete pronti? Pingo, sei pronto? Che cos'è questo? È veramente, che cos'è questo? Non ti mettere là davanti. Verrai subito sterminato. No. Ti do una ciambella. Ecco, infatti. Il preside è diventato uno zombie, lo sapevo. Signor preside. È cattivo. Aia. Sto soffrendo tanto. Sta prendendo tutto il mio sangue. Ah, ma non è un vampiro, è uno zombie, vai. L'abbiamo abbattuto. È morto? Sicuramente non sta messo bene. Non sono sicuro. Ti dico io la regola del pianeta degli zombie. Cioè, questo poliziotto si chiama Ciambella Dell. Mister Poliziotto Ciambella, grazie per aver fatto la nostra insegnante. Oh, c'è una radio. I militari. Ok, hanno installato una zona sicura e noi dobbiamo andare nella zona sicura. Dammi la ciambella, Dave. Dammi la ciambella. Dobbiamo trovare tutto quello che... Estate, chiudete i libri. Poi si pensa alla scuola. Per ora dobbiamo scappare da sti zombie. Aiuto. Ciambella Dave. Aiuto, ma perché muoiono tutti? Spacchiamo la porta. Spacca la porta. Spaccala. No, no, ci sono i zombie. Dobbiamo stare molto attenti a quello che facciamo, ragazzi. Siamo qua. Quello è diventato uno zombie. Fermi tutti, che sta storia intrigante e interessante. Allora, è arrivato il collega del poliziotto ciambella. Mangiamocela quella ciambella. Eccoci qua. E che infatti non possiamo andare da nessuna parte. Dobbiamo stare molto attenti, ragazzi.
Ragazzi, cosa c'è là dentro? Dice il tizio che sparerà. Ah, ciao Dumpster Diver Dan. Ciao, come va? Ciao Diver. Ok, ma credo che abbia bevuto qualche bottiglia di troppo. Ragazzi, sta facendo notte e non abbiamo nessun attrezzo. Io c'ho una pistola, importante per la pistola, guarda. Questo è estremamente pericoloso. Noi abbiamo bisogno di attrezzi. Guardate! No. Aiuto! Ha un'espressione bruttissima. Ma perché non ti fai qualche plastica facciale? Ti metti cetrioli sugli occhi? Piano, piano. Posso essere teletrasportato? Perfetto, non c'era bisogno. Dobbiamo sfondare il vetro. Ci penso io. Non funziona, ma ok. Siamo dentro. Dov'è il ketchup? Dove lo tenete il ketchup? Datemi la salsa. Ecco il ketchup, l'ho visto. Datemi la salsa ketchup. La salsa barbecue. Datemi tutto. Datemi Peppa Toast. Dobbiamo ritornare indietro. Perfetto. Ci siamo. Ok, eccomi. Sono qua. Abbiamo trovato le provviste. Oh, follow me. Seguimi. Io non mi fido. Non è colpa mia. Ah, che mi ritrovavo a scuola, che mi ritrovo dentro una storia zombie. Sto andando dalla parte sbagliata. E lo so che sto andando dalla parte sbagliata. Grazie. Wow, è bellissimo. Ok, devo posare tutte cose. Ragazzi, devo saltare. Devo tanto saltare qua. Ok, scendi. Devo stare attento a tutti, ragazzi. Dovete fidarvi di me. Perché dobbiamo entrare qua dentro e noi non ci fidiamo. Senza offesa, poliziotto con... Che cosa abbiamo scelto, ragazzi? Dobbiamo stare molto vicini. Dobbiamo andare. Ok, quindi ci siamo fidati non di lui, ma ci siamo fidati del poliziotto. Mi dispiace, man. Perché anche perché quella è una zona bella verde. Non mi fido di te, no. Preferisco fidarmi del poliziotto con la ciambella. Tutti quanti sono morti. L'avevo proprio notato. Oddio, com'è morto male. Ma noi abbiamo il potere delle ciambelle. Ma tutti sti militari che fine hanno fatto? Però c'è una mega supposta. Se... Il presidente è diventato un mega boss. Ha preso le supposte. Mi vuole dire le supposte. Aspetta, dobbiamo attaccarlo, ragazzi. Dobbiamo saltare questi cosi perché ci tolgono energia. Ma come facciamo a colpirlo? Il generatore è pieno di potenza. Attivatelo. Ok. Non lo so dove sta. Sì. Bravo, colpiscilo. Colpiscilo. Non ho fatto niente, signor presidente. Ho fatto tutti i compiti per le vacanze. Sono ancora vivo. C'ho uno sputo di vita. Però ho capito una cosa. Dobbiamo stare molto vicini al preside. Che forse non può proprio così vicino. Pingu, fai vedere la potenza dei pinguini. Oh no. Forse era meglio la scuola a sto punto. Forse era meglio studiare. Non lo so. Dovevo prendere un 8. Sono ancora vivo. Per poco. Sì. Vai. Ce l'ho fatta. Sì. Io da solo ho vinto. Guarda l'elicottero, è finito. Siamo stati salvati dalla scuola, dagli zombie, da quelli che volevano il mio grosso cervello. È stato bello. Ok, io direi che questo video su Roblox Field Trip Z lo posso anche concludere qua. Lasciate un like per avere gli altri finali. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un sacco di pollici in su. E noi ci vediamo ad un prossimo video. E ciao.